C'era una volta, in un paese lontano lontano, una ragazza di nome Biancaneve. Era sempre allegra e gentile con tutti, anche con i suoi amici uccellini. Un giorno, era una bellissima giornata di sole, Biancaneve, passeggiando per il bosco, vide un porcellino che aveva l'aria smarrita e sembrava chiaramente che avesse perso la strada. Così la fanciulla gli andò incontro per aiutarlo. Ciao, porcellino! Chi sei tu? Stai lontana da me! Non aver paura, maialino. Io sono Biancaneve. Non voglio farti del male. Poco a poco, Piggy prese coraggio e uscì da dietro l'albero dove si era nascosto. Mi chiamo Piggy. Puoi aiutarmi? Sì, certo che posso. Raccontami cosa ti è successo. Come sei arrivato qui? Oh, sono uscito stamattina per giocare, ma ero così preso dal gioco che non mi sono reso conto di essermi allontanato da casa. Allora, mentre cercavo di tornare a casa, mi è saltata addosso una cicala. Continuava a fare rumore nelle mie orecchie. Ho cominciato a correre per liberarmi di lei e correvo. Ho continuato fino a quando a un certo punto è saltata via. Mi sono ritrovato in mezzo al bosco. Per ore e ore ho cercato la strada di casa, ma non l'ho trovata. Credo di essermi perso. I miei fratelli devono essere preoccupati per me. Biancaneve, per favore, aiutami! Biancaneve disse al porcellino che lo avrebbe aiutato a trovare la sua casa. E si misero in cammino insieme. Dimmi, Piggy, cosa c'è vicino a casa tua? Ci sono degli alberi enormi. Tutta la foresta è piena di alberi enormi. Non c'è qualcosa di più particolare vicino a casa tua? Vicino a casa mia c'è un lago con acqua verde bellissima. Ci sono molti laghi in questa foresta. Quale sarà quello vicino a casa tua? Io non lo so. Non preoccuparti, Piggy. Troveremo di sicuro il lago vicino a casa tua. Biancaneve e il porcellino camminarono per un po' attraverso la foresta e arrivarono a un lago con un'acqua verde bellissima. Sull'acqua c'erano delle ninfee galleggianti e attorno al lago lunghe canne. Ma il porcellino, con grande dispiacere, disse che quello non era il lago vicino a casa sua. Oh, povero me, non troveremo mai la mia casa! Il porcellino era molto turbato e in un gesto di rabbia raccolse un sasso da terra e lo gettò nel lago. Fu così che all'improvviso, da dentro il lago, saltò fuori un'enorme rana gigante. Biancaneve riuscì a malapena in tempo a spostare il porcellino, che rischiò di essere calpestato dalla rana. Chi è stato a lanciare un sasso sopra la mia casa? Scusa, rana gigante, stiamo solo cercando la casa di questo porcellino. Allora dovete andare al lago con le barche, non molto lontano da qui. I porcellini adorano stare lì. Biancaneve e il maialino si misero subito a camminare per raggiungere il lago di cui aveva parlato la rana. Guardiamo bene, Piggy. Forse siamo arrivati a casa tua. Il porcellino si mise ad annusare forte, ma non riusciva a riconoscere l'odore di casa sua. Così iniziò a piangere disperato. Casa mia! Voglio casa mia! Non fare così! Calmati, piccolo Piggy, non piangere! Il porcellino piangeva così forte che all'improvviso dal lago saltò fuori un pesce rosso gigante verso di lui. Biancaneve di nuovo riuscì a salvare Piggy a malapena. Che cos'è tutto questo rumore? Avete rovinato il mio riposino pomeridiano! Quando il porcellino vide il pesce davanti a lui, così arrabbiato, dalla paura si nascose dietro la principessa. Scusa, caro pesce, stiamo cercando il lago che si trova vicino alla casa di questo porcellino. Allora dovete cercare il lago con il molo. Là c'è una pozza di fango dove giocano sempre.
Il pesce rosso tornò nel lago, mentre Biancaneve e Piggy si misero in cammino verso il lago con il molo. Dopo un po', Biancaneve vide delle orme di fango sul terreno. Piggy, guarda, ci sono delle impronte qui per terra! Oh, sì! Queste potrebbero essere dei miei fratelli! Biancaneve e il porcellino iniziarono a vagare speranzosi sulle rive del lago. E finalmente trovarono la casa di Piggy! Quella è casa mia! I fratelli di Piggy, quando lo videro tornare a casa, gli corsero incontro per abbracciarlo. Eravamo molto preoccupati per te, fratellino. Dove sei stato? Sapessi in che guai mi sono cacciato per colpa di una cicala, non avrei mai potuto trovare la strada di casa senza Biancaneve. Grazie, principessa. D'ora in poi, impara bene dove si trova la tua casa. Cerca dei punti di riferimento e guarda cosa c'è in giro, va bene? Promesso, parola di Piggy! I tre porcellini, finalmente di nuovo insieme, si divertirono tutto il giorno a giocare nel fango davanti alla loro casa. Alla fine, convinsero anche Biancaneve a giocare con loro. Piggy era stato molto fortunato a incontrarla quel giorno. Perché in quella terra le principesse di buon cuore aiutano sempre gli animali e le persone. La sirenetta Aria e il grande fuoco. C'era una volta la bellissima principessa Aria che viveva in un meraviglioso castello in riva al mare. Uscita dall'acqua, la sua coda di pesce si trasformava in gambe che le permettevano di correre libera e felice sulla spiaggia. Raccogliere i frutti degli alberi e dare da mangiare ai suoi animali con grande piacere. Come siete graziosi, miei scoiattolini! Un giorno, mentre Aria era di ritorno dalla spiaggia verso il castello, si fermò un momento sul molo per contemplare il mare, ma vide in lontananza delle onde molto alte e un fumo strano provenire dall'orizzonte sul mare e pensò subito che ci fosse qualche problema. Quelle onde sono enormi! Temo che sott'acqua stia succedendo qualcosa di grave! Saltò immediatamente in acqua, le sue gambe si trasformarono in una bellissima coda di pesce e si mise a nuotare rapidamente verso il regno sottomarino. Mentre nuotava, si accorse che la temperatura dell'acqua andava aumentando. Oh, è molto strano! In teoria l'acqua dovrebbe essere sempre più fredda scendendo. Perché invece è sempre più calda? La temperatura era cresciuta a tal punto che la fine della coda di Aria era diventata rossa. Anche Poseidone, il grande sovrano del regno sottomarino, aveva notato che l'acqua si stava riscaldando e aveva subito piantato il suo tridente nella sabbia per controllare la temperatura del fondale dell'oceano. Lui sapeva che se le punte del tridente fossero diventate rosse, sarebbe stato necessario intervenire immediatamente. E in effetti, proprio come aveva temuto, le punte del tridente diventarono rosse per il calore della sabbia. Se la temperatura continuerà ad aumentare, sarà un disastro per le creature marine. Poseidone lasciò subito il regno degli abissi per nuotare verso il punto più caldo del mare. Intanto la sirenetta Aria si accorse che i banchi di pesci che incontrava lungo il tragitto erano molto provati dalla temperatura troppo elevata dell'acqua. Proprio in quel momento il piccolo delfino Dolphy nuotò verso Aria. Aveva la coda rossa per il troppo caldo. Aria, cercavo proprio te! Che cosa sta succedendo? Perché l'acqua è così calda? Guarda la mia coda! Sì, le nostre code sono diventate rosse, Dolphy.
Non possiamo sopportare questo caldo! Guarda, anche le conchiglie sono diventate rosse! Dolphy, tu accompagna gli altri alla superficie dell'acqua e io cerco di scoprire da dove viene il caldo! Mentre il piccolo delfino Dolphy nuotava verso la superficie del mare insieme agli altri pesci, Aria creò intorno a se stessa una bolla d'acqua magica fredda che la proteggeva dal troppo calore. Grazie a quella, la sirenetta poteva nuotare senza timore verso la sorgente dell'acqua calda. La strega del mare Vega, il terribile polipo dell'oceano, non era colpita dal calore dell'acqua. In effetti, era di ottimo umore. Cosa ne pensi del caldo della mia caverna, Snake? È un clima meraviglioso per una vacanza, Vostra Maestà. Si sta splendidamente. Allora possiamo aumentare la temperatura e divertirci ancora di più, non ti pare? La strega del mare Vega aveva appiccato sotto la sua caverna un fuoco magico che aveva arroventato il fondo dell'oceano. Alimentiamo ancora un po' questo fuoco, così tutti i pesci scapperanno e io potrò prendermi il regno degli abissi marini. E proprio mentre Vega stava per aumentare il fuoco con il suo potere magico, arrivò da lei suo fratello, il re Poseidone. Vega, come hai potuto fare questo? A causa del caldo, centinaia di amici pesci hanno dovuto abbandonare le loro case e fuggire in superficie. Stai per distruggere tutto il nostro mondo. Poseidone, resta lì! Non ti avvicinare o farò diventare questo fuoco ancora più rovente! Poseidone non diede ascolto a Vega e anche se lì era molto caldo, non si fermò e usò il suo tridente magico per spegnere il fuoco. Ma non funzionò. Non potrai mai spegnere questo fuoco! E adesso rimani indietro, Poseidone! Ma lui si rifiutò di ritirarsi. Allora Vega cominciò a lanciargli delle sfere infuocate dalle quali Poseidone non riusciva a difendersi. E tutto il suo corpo cominciò ad arrossire. A un certo punto, stanco e sfinito dal calore, si avviò anche lui verso la superficie del mare. Ma Vega, decisa a prendere definitivamente il dominio del regno sottomarino, gli lanciò una rete addosso. Proprio in quel momento la sirenetta Aria raggiunse Vega e riuscì a scoprire il segreto del fuoco magico. Vega! Avrei dovuto immaginare che dietro a tutto questo caldo che ha costretto i pesci a scappare dovevi esserci tu! Stai lontano, Aria! O ti lancio un incantesimo come ho fatto con tuo padre! Aria, stai attenta, il calore sta aumentando! Vega cominciò ad agitare i suoi tentacoli per fare in modo che il fuoco aumentasse sempre più. Ma la sirenetta non si lasciò intimorire da Vega perché sapeva di essere al sicuro dentro la bolla d'acqua più fredda che si era costruita. Non preoccuparti, papà! Metterò fine a questo fuoco e ti salverò! Aria raccolse tutte le sue forze, si concentrò e si avvicinò al fuoco protetta dalla sua bolla invisibile. Ma ecco che Vega cominciò a lanciarle delle fiammate di fuoco attraverso i suoi tentacoli. Tuttavia, la bolla d'acqua dentro la quale si trovava Aria respingeva le fiamme proteggendo la sirenetta dal calore. Potrei annientare il calore di questo fuoco con un blocco di ghiaccio! Allora Aria chiuse gli occhi e si concentrò. E si ritrovò tra le mani un minuscolo cubetto di ghiaccio. Lo fece saltare immediatamente fuori dalla bolla. E questo cominciò a crescere fino a diventare enorme. Vega, la strega del mare, sbalordita da quello che stava accadendo, non credeva ai suoi occhi quando vide il cubetto di ghiaccio diventare enorme. Oh no! 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 E fu così che il cubo di ghiaccio andò a finire proprio sul fuoco, spegnendolo definitivamente.
E così Aria riuscì a liberare suo padre dalla rete che lo aveva catturato. Poseidone agitò con forza il suo tridente verso Vega e la scaraventò lontano, nel più profondo degli abissi marini. Sei riuscita a spegnere il fuoco, Aria. Ti ringrazio a nome di tutte le creature marine, mia bellissima figliola. Quando la temperatura dell'acqua tornò alla normalità, tutti i pesci, le conchiglie e le tartarughe fecero ritorno felici nel loro ambiente. Che bello! Siamo sani! Possiamo nuotare felici! L'acqua in profondità era fredda, ma loro vi nuotavano felici senza perdere mai il calore del loro cuore. Amici miei, sono felice di vedervi tutti sani e salvi! A presto! Scarpette rosse. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una bellissima bambina di nome Karen, che viveva felice con sua madre in una piccola casa. Era una bambina molto allegra e curiosa, che amava conoscere tutto quello che la circondava. Mamma, cosa sono quelle piccole luci lassù? Sono le stelle, Karen. Penso che quando smettiamo di vivere sulla Terra diventiamo stelle e brilliamo nel cielo per sempre. Karen possedeva un solo giocattolo, un vestito e un paio di zoccoli di legno fatti da sua madre, che indossava in casa e fuori. Portava sempre solo quelli. Erano le sue uniche scarpe. Un giorno la madre di Karen si ammalò gravemente. Quindi la piccola fu costretta ad andare sola in città per comprare delle medicine. Fu così che lungo il cammino trovò per strada una scatola e vide che dentro c'erano un paio di scarpette rosse. Erano così belle che non poté fare a meno di prenderle e portarsele a casa. Guarda, mamma! Guarda cosa ho trovato per strada! Non sono bellissime! Sembrano fatte apposta per me! Ma Karen, quelle scarpette appartengono a qualcun altro. Riportale subito dove le hai prese. Ma le hanno lasciate per strada in una scatola! Forse non le vogliono più! O le avevano solo appoggiate e le stanno cercando? No! Le hanno lasciate lì! Io le ho trovate e adesso sono mie! Tesoro, ascolta, piccola mia. Io adesso non sono in grado di comprarti delle scarpe. E non voglio che per questo tu porti via le scarpe a qualcun altro. Ti prego, non ti ostinare. Promettimi che non indosserai quelle scarpe rosse. Karen, con grande dispiacere, promise alla madre che non le avrebbe indossate, ma le nascose sotto il letto. Passarono i mesi, finché un giorno Karen, tornando a casa, si accorse che sua madre non c'era più. La cercò dappertutto, ma non la trovò. Capì che sua madre era diventata una stella luminosa nel cielo. Il giorno seguente, Karen, per il funerale della madre, decise di indossare le scarpette rosse. Tutte le persone che parteciparono alla funzione non riuscivano a distogliere lo sguardo da quelle scarpe. No, no! Che mancanza di rispetto! Scarpe rosse a un funerale? Oh! Ma Karen non ci fece caso, perché lei amava quelle scarpe. In quel momento passava dal cimitero una persona anziana di buon cuore. La donna si avvicinò e le dissero che una bambina era rimasta orfana. Così decise di adottarla. Vieni con me, piccola. Farò di tutto perché tu possa crescere felice, sana e in armonia. Sarai una bellissima ragazza. Così Karen andò a vivere dall'anziana signora e restò con lei per molti anni. Karen, dal giorno del funerale di tua madre non ti sei più tolta quelle scarpe. Adesso è ora di toglierle. Dovresti cambiarle. No, io adoro le mie scarpette rosse. Oh no, Karen, non essere così ostinata. Ti comprerò un paio di scarpe ancora più belle. Ti prometto che lo farò. Karen, per non offendere l'anziana signora che era sempre così gentile con lei, si lasciò convincere e buttò via le sue scarpette rosse. Dopo qualche giorno,
Karen stava giocando in casa con i suoi nuovi giocattoli quando vide arrivare la signora con un paio di scarpe nuove per lei. Ma a Karen non piacquero per niente. No, sono blu! Questo colore non mi piace! Io non le metto! E fu così che Karen per anni non smise di pensare ostinatamente alle sue scarpe rosse. Crebbe e diventò una bellissima fanciulla, ma la sua cocciutaggine non era cambiata. Ancora una volta, di fronte a un regalo della donna, «Io questo non lo indosso di certo, ma l'ho fatto con le mie mani per te! Questo cibo non mi piace! Voglio delle patatine fritte! Assaggiane almeno un po', tesoro mio!» L'anziana signora era stanca dell'atteggiamento ostinato e sempre contrariato di Karen, ma cercava di essere paziente e la accontentava in tutto. Un giorno, mentre la giovane si stava togliendo le scarpe blu, «Guarda! Questi e molti vestiti che ho non mi vanno più! Sono cresciuta ormai!» «Bene, hai ragione! Allora usciamo insieme e andiamo a comprare vestiti e scarpe!» Quindi Karen e la donna uscirono per andare al negozio. «Oh, guarda! Sono proprio come le mie vecchie scarpette rosse! Le voglio, prendiamole!» «Karen, non hai bisogno di un paio di scarpe rosso brillante! Quelle scarpe sono particolari! Non vanno bene per tutte le occasioni, come per esempio, non so, un funerale! Io posso comprartene solo un paio da portare sempre!» «Prendiamo quelle nere e andiamo a casa, sono molto stanca!» «No, io voglio anche quelle rosse, altrimenti d'ora in poi camminerò scalza per sempre!» «Oh, piccola mia, quanto vorrei che tu non fossi così ostinata!» Quindi la signora si trovò costretta a comprare non solo le scarpe nere, ma anche quelle rosse con gli ultimi soldi che le erano rimasti. Mentre camminavano per tornare a casa, l'anziana signora non riusciva a tenere il passo di Karen, la quale procedeva spedita e baldanzosa, senza rendersene conto e pensando solo alle sue scarpe nuove. Un giorno, la signora disse a Karen che sarebbero dovute andare insieme a un funerale in città. «Mi raccomando, Karen, non mettere le scarpe rosse! Non è rispettoso andare a un funerale con qualcosa di allegro!» Karen fissò con attenzione le scarpe nere e poi quelle rosse. Alla fine decise di mettere quelle rosse e prima di uscire di casa le coprì con la gonna in modo che l'anziana signora non se ne accorgesse. Ma poi, durante il funerale, tutti notarono le scarpe di Karen, che brillavano scintillanti come non mai. In molti commentavano contrariati la scelta di Karen di indossare un paio di scarpe secondo loro non adatte a quella circostanza. Quando quelle voci arrivarono all'anziana signora, lei si arrabbiò molto. «Non mi hai dato ascolto e ti sei messa le scarpe rosse! Sei davvero cocciuta, Karen!» «Questo non va bene per niente! Dovresti essere più rispettosa!» In quel momento, un bel giovane vide Karen e rimase colpito dalla sua bellezza. Voleva parlarle, quindi le si avvicinò e anche lui notò le scarpe. «Quanto sei bella! E quanto sono eleganti le tue scarpe!» «Oh, signore! Mi fate arrossire!» «Devi essere una bravissima ballerina. Ti invito a una serata danzante, questa sera a palazzo. Ti prego, non mancare!» Felice dell'invito appena ricevuto, Karen cominciò a ballare con gioia. Ma dopo un po' si rese conto che non riusciva a fermarsi. «Oh, oh, perché non posso smettere di muovere i piedi? E cosa mi succede? Oh, 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 oh!» Mentre continuava a danzare, si allontanava sempre di più dall'anziana signora e dal giovane. «Karen! Torna indietro!» Il giovane per un po' cercò di inseguirla, ma poi perse completamente le sue tracce. Le scarpe rosse di Karen dimostrarono di essere ancora più ostinate di lei. La portarono fino in cima alla montagna e la costrinsero a ballare giorno e notte per 3 giorni. I piedi le facevano tanto male che non poteva fare a meno di piangere e urlare a ogni passo.
Anche nel fango o tra rovi spinosi le scarpe non smettevano di ballare. Basta! Sono stanca! Adesso so cos'è l'ostinazione! D'ora in poi non sarò più tanto cocciuta! Lo prometto! Ma per favore, fermatevi! Fermatevi, scarpe! Quando Karen ebbe pronunciato quelle parole, le scarpe rosse le saltarono via dai piedi e lei cadde a terra. Ma le scarpette continuarono a danzare anche senza di lei. Karen trovò un bastone e riuscì piano piano, zoppicando, ad andare verso casa tutta dolorante. Quando vide la sua casa, cominciò a piangere dalla gioia. L'anziana signora le aprì la porta, la salutò e si abbracciarono. «Sono stata troppo ostinata! Prometto che non lo sarò mai più!» Così Karen rinunciò definitivamente alla sua cocciutaggine e le cose andarono molto meglio. Un giorno qualcuno bussò alla porta. Era il giovane gentile e affascinante. Ti ho cercato dappertutto, ma ballavi troppo velocemente. Ti avevo perso. Come hai fatto? Karen fu molto felice di rivedere quel ragazzo e in quel momento tra loro nacque un grande amore. Lasciandosi alle spalle la testardaggine, Karen visse felice e contenta insieme al giovane.